recentemente nell'ambito del PSR della Regione Emilia-Romagna è stato finanziato un progetto che coinvolge diversi partner che vuole valutare l'efficacia dell'ecosistema vigneto quale sequestratore di carbonio. Il problema principale che si vuole affrontare in questo progetto è il fatto che il suolo svolge importanti funzioni ecosistemiche e questo è interessante sia nel mondo accademico sia nell'ambito delle azioni della politica comunitaria. Il suolo è fortemente importante per quanto riguarda l'accumulo della sostanza organica, la conservazione del carbonio, ed è però sottoposto a un gravemente compromesso da fattori quali l'eccessivo sfruttamento del soprasuolo e richiede quindi ricorso a tecniche di gestione sempre più sostenibili per la protezione della sostanza organica, del carbonio, la protezione dai fenomeni erosivi. Nasce così un gruppo operativo che coinvolge l'Università Cattolica come capofila, cinque imprese agricole del Piacentino, dislocate in Valtidone e in Valtrebbia principalmente, e degli altri partner scientifici, quali ITER, una società cooperativa che si occupa di pedologia, e il CRPA, che è una società che si occupa di valutazioni ambientali in questo specifico caso. Verranno utilizzate anche differenti tecniche di gestione del suolo? Assolutamente sì, il nostro obiettivo è quello di valutare il potenziale del vigneto di stoccare carbonio, sia in funzione delle unità pedologiche differenti che possiamo trovare nelle diverse vallate piacentine, in risposta a una gestione del suolo tradizionale che può essere quella della lavorazione e a quelle più innovative dell'inerbimento, ma poi verranno valutate anche altri fattori quali diverse modalità di gestione del suolo con inerbimenti non spontanei, bensì degli inerbimenti artificiali selezionati in funzione di minimizzare quella che è la competizione del cortico erboso con lo sviluppo della vite, anche in virtù di quelli che sono gli effetti del cambiamento climatico. E un altro fattore che verrà valutato è la variabilità della vigoria che si trova all'interno del vigneto.